Gianluca Marchetti prosegue la preparazione. Sabato c'è il precampionato. Quali le prime impressioni e a quanto vi serviranno le prime amichevoli? Allora, prima settimana è andata, sì, ne comincia, questa è la seconda. Abbiamo fatto un buon lavoro atletico e tecnico e abbiamo messo i primi schemi, le prime, diciamo, i primi punti di vista del coach che ci sta trasmettendo. E siamo molto contenti, sono molto contento e siamo giovani, ci stiamo allenando molto bene, dobbiamo continuare su questa strada, allenarci tanto e giocare insieme. Dovessi dare un primo giudizio sul campionato, su quali squadre posso lottare per cosa, come ti sbilanceresti? No, le squadre, diciamo, di corazzate ce ne sta una, San Severo. Poi le altre è un gran gruppone e poi si vede dai risultati domenica dopo domenica, perché come l'anno scorso ci sono state delle squadre che magari puntavano ai playoff e sono andate ai playout o viceversa. Quindi noi dobbiamo essere concentrati per la strada nostra, non guardare nessuno ma pensare a noi e migliorarci sempre. Invece ultima, allenarvi qui. Invece, come si spera, giocare al palazzetto può creare qualche problema? No, è chiaro che quando hai un palazzetto del genere a disposizione non è un piacere ma anche di più, perché ogni volta che vai su quel parquet sai che c'è stata la Serie A, sai che ci sono passati tanti giocatori, tanti allenatori, e una tifoseria che ha seguito per anni il Teramo Basket, quindi ti fa onore e cerchi sempre di dare il meglio. Quel che verrà, verrà. Ci adegueremo a tutto ciò che verrà dato a noi e poi non ci resta che vincere la domenica.